C'erano una volta un uomo gay, una donna del sud, due uomini etero bianchi cisgender che per facilitarci chiameremo lo stronzo e la vispa Teresa, una ragazza che non aveva più nulla da perdere ed Emanuele, l'autista col cambio manuale. Situata ai piedi delle Alpi, Torino è una città da mille volti, culla dei Savoia, patria di Camillo Benso Conte di Cavour e di Luciana Littizzetto. Torino è pronta ad accogliere chi la visita con l'abbraccio spontaneo e gelido delle schiere di automi che la abitano. Non esiste visitatore, infatti, che una volta rientrato da una vacanza nel prezioso capoluogo piemontese non abbia pronunciato le fatidiche parole mai più. La Mola, il Parco Valentino e i Musei Egizi sono solo alcune delle numerose tappe obbligatorie di un turista. E qualora doveste perdervi, non preoccupatevi, i torinesi non vedranno l'ora di darvi le indicazioni sbagliate che condivideranno con voi con lo stesso calore di un amico di vecchia data. E se un evento simile dovesse lasciarvi l'amaro in bocca, non preoccupatevi, a consolarvi ci sarà lui, il Giannuiotto, per non parlare dell'infinita varietà di piatti tipici della tradizione, quali la bagna cauda e la bagna cauda. Signore e signori, solo per voi, Torino. Bene, bravo, ignorante. Dopo quello che ci è stato detto dal predicatore sciamano a Milano, abbiamo deciso di venire a Torino, vertice del triangolo della magia bianca e nera. Quella bianca comprende Lione e Praga, quella nera comprende Londra e San Francisco, ma in entrambi i triangoli c'è sempre Torino. Quindi all'interno di un posto così importante stiamo cercando redenzione. E per farlo abbiamo con noi il membro più puro del nostro team, che ci siamo fatti spedire con un pacco postale direttamente a Roma. Ciao ragazzi, Mary! Sono arrivata sana e salva. La storia è che moriremo. Però tu prima di tutti, visto che sarà il nostro sacrificio. Iniziamo questa avventura. Buone notizie, ragazzi. Ho trovato il diavolo. È una mucca, è un toro. Non è il diavolo. Secondo me è invece molto satanico. Stiamo cercando la porta dell'inferno. Attenta Mary, sei troppo pura per avvicinarti. Stiamo scoprendo che Torino in realtà veramente ha una tradizione esoterica un bel po' nera. Cioè ha sia un'anima bianca, ma anche un'importante anima nera con un forte stampo di presenza proprio del concetto del diavolo, di Satana. Quindi stiamo facendo un attimo un tour per cercare di capire se Gesù ci ascolta o se dobbiamo far bruciare Mary a Satana. Tu lo sai che qui ci stanno anche la Sacra Sindone, il Sacro Graal. E andiamo a farci di tutti, cioè secondo me facciamo tutte queste cose o qualcuno ci ascolta. Queste quattro figure rappresentano le stagioni. Le femmine rappresentano primavera ed estate. I maschi, autunno e inverno. Primavera e estate rappresentano l'aspetto più sacro e quello più profano dell'amore. Mentre autunno e inverno, ovvero gli uomini, rappresentano due diverse forme della conoscenza. Quella esoterica alla portata di tutti e quella esoterica comprensibile solo agli iniziati. Capire, se mettevi il povero sciamano shintoista davanti a sta fontana, bruciava vivo. Emanuele, che te ne pare? Una coincidenza? Io non credo. La maratona di Torino. Stiamo seguendo Gianmarco. Io già sto correndo, camminando, bruciando. C'è uno stronzo in canna che veramente mo lo lascio come un uovo qui. Quello è Lucifero, perché ha le ali d'angelo e ha la stella qua, perché se non sbaglio viene anche chiamato stella del mattino. In cima c'è un genio alato che porta sul capo una stella a cinque punte, un'allegoria della vittoria della ragione sulla forza bruta dei titani. Infatti Piazza Statuto è identificata come il punto in cui sono concentrate le forze malvagie, il triangolo della magia nera che si unisce qua. Noi pure abbiamo il triangolo nero e il triangolo bianco. Dobbiamo ucciderle entrambe, secondo me. Gianmarco è stato risucchiato dalla statua. Raga, ma dov'è Gianmarco? Non lo so, ma dov'è andato Gianmarco? Ma dov'è Gianmarco?
detto sempre dritto, io sono molto più veloce di voi, le raggiungevo. Ci sta pure trattando di merda perché non sapevo dove. È veramente un pezzo di merda. Abbiamo trovato finalmente una città dove c'è un briciolo di Natale già. Guarda che dolce questo omino. No, è stupendo. Sono tante le cose che si possono dire sul Natale, ma la realtà è che questa festa tutto sommato rende più buoni anche i peggio pezzi di fango. Sfido chiunque a darmi torto quando dico che la vita ci spinge spesso a spendere il 100% delle nostre energie, senza mai prenderci un momento per noi. Ma se Benetton ti manda la sua nuovissima collezione di pigiami natalizi, vestaglie, copertine, non può che piarti a bene. Anche un incubo può trasformarsi in uno splendido sogno e darti la spinta necessaria per creare la perfetta atmosfera natalizia, anche se lontano da casa. Eh sì, è una pubblicità, ma quanto so dolci. I'm dreaming of a wild. Oh, quanto siamo a Natale, ragazzi. Just like the rain to know. Come hai fatto a beccare? Come cazzo hai fatto? Stasera ti porto a cena in un posto? Sì. Incredibile, che ha scelto Martina. Mi ha fatto conoscere Martina, una trattoria pazzesca. Forse la migliore, devo uscire. Sta bloccando tutto. Già abbiamo deciso di andare a cena con lui stasera, ma l'abbiamo beccato per caso. Che cos'è la Sacra Sindone? È praticamente un lenzuolo dove è rimasta l'impronta di Gesù. Quindi è il primo selfie della storia, perché le dinamiche di impressione dell'immagine sono le stesse della fotografia: una forte luce che cattura un'immagine, la imprime all'interno di una superficie, in questo caso un lenzuolo, nel nostro caso il nostro profilo Instagram. Abbiamo appena incontrato Rosaria, che ci ha dato una notizia shock. Potrebbe non esserci la sindone in quella cupola. È brutto auspicio se non c'è più la sindone. Abbiamo cercato e non abbiamo trovato. Il tempo è scaduto. Voi state pensando alla vostra salvezza. Allora ragazzi, tra le città più famose del nord, Torino per me prende il primo posto. Il tatuatore della Conte è forte. E adesso ci troviamo nella piazza più grande d'Europa, Piazza Vittorio. Possiamo dirlo? Non mi piace, è una mezza cagata. E che ve ne pare di questa piazza? Grandissima. Ma? Quella mezza merda. Abbiamo messo il tipico street food magherino, greco, saggia. La Piazza Vittorio a Roma, facciamo il pranzo etnico. Buono? Vuoi sapere qual è la prossima tappa? Quella. Lì ragazzi c'è il Sacro Graal. C'è il Sacro Graal, ma dove l'hai letto? L'ho letto, ti giuro. Aspetto di sgargarozzarmi la gola col Sacro Graal. Siamo sopra il Po. Vorrei farvi notare, rispetto alla Darsena. Cazzo c'entra? Possiamo far comparire un'immagine della Darsena e poi facciamo vedere il Po? Ti ricordi il Vietnam? Il Naviglio, ok. Lì è custodito il Sacro Graal. Ma non è vero! Dai, andiamo al Santo Graal. Mary, sbrigati che è pronto il sacrificio. Questa è la Gran Madre di Dio, ragazzi. È la Gran Madre di Dio, mica d'Enrico. Secondo me il piano è questo. Entriamo dentro, rubiamo il Sacro Graal. Non c'è il Sacro... Prendiamo Mary, la sacrifichiamo ai cappuccini. Basta. Io vorrei capire in che modo si è eradicata la convinzione che qua dentro ci sia il Santo Graal. Siamo arrivati all'ultimo sforzo, i cappuccini. Vai, ce la puoi fare. Bevi, 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 bevi. Vai, ce la puoi fare, il sacrificio.
sacrificio si avvicina alla fine, ai cappuccini. Bevi, bevi, bevi. Su, su, bravissimo. Vai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Arriviamo a cappuccini. Ho avvistato il Sacro Graal. Coincidenze? Io non credo. A Maria Immacolata. Basta aggiungere una N. Immacolata. A Marnia. Ci ha scoperti. No, se la corri. Corri. Ai tacchi. La salvezza, la salvezza. Vai. Marina, scusaci, scusaci. Presto. Presto. Vai, vai, vai. Parti, Emanuele. Ci hanno raggiunto Claudio e Martina e stiamo per sfondarci di cibo torinese. Voglio solo dire che vi state per prendere un sacco di cose e chi ce l'ha e chi non ce l'ha, quanto è buona sta roba, ve la sbattete sul culo. Barbera della casa come se fosse. 8 gradi di zucca e 8 battute con la con il gelato di gorgonzola. E poi 6 vitelli tonnati da mettere in mezzo. Prendiamo la tartare e la pucciamo nel sale, nel pistacchio, sì, sì, ma e nel gelato al gorgonzola. Ma di che cazzo stiamo parlando? Com'è? La stessa reazione che hai tu? Buono? Di schifo. Porca miseria. Porta, Quindi altri due. Sta facendo come gli pare! No, senta, chi ha già mangiato il vitello? State attenti, perché vi ci entro io con la faccia. Sì, stiamo facendo un percorso enogastronomico. I dolci qua sono veramente fuori di testa. Abbiamo appena ordinato il primo che sta per arrivare. Che è fuori di me. Fuori di me. La vita è molto faticosa, la vita è fatta di fatiche quotidiane, ti svegli la mattina e diciamocelo, pensi solo a ciò che ti farà faticare durante la giornata. Così è questo. Buttate fuori tutto. Perché se non buttate fuori tutto, sai che fate? Morite gonfi! Marina, ragazzi, impressionante. Oh, non si è mai fermata. Questa è la versione del messaggio che va utilizzata qualora il vlogmas non potesse essere montato. Fallissimo. Ciao, sono Claudio e mi dispiace veramente tanto. Questo video è andato così. Dovrà essere rigirato, ricostruiremo un ristorante torinese in un set a Roma e rifaremo tutto. Questa invece è la versione di successo. Se il vlogmas lo monti. Che ce ne guarda? Che cazzo si guarda? Però sei in nudo sotto questo oppure non te lo vedi? Perché non ti sposti? Portami il dolce. Claudio sta mal, fa cagare con i capelli. Alzalo un po'. L'orecchio di fuori. È stata bella, madonna mia. Oh, hai visto però che bei contenuti che portiamo sul tubo? L'amore, eh? L'amore. 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 E la e la guancia di brasato. Guarda che roba. Col purè. Oh madonna. Non mi aspettavo tutto questo vino. Hai mangiato la torta te? Non te sei regolato. Questa roba solo non io. Non mi sono regolato, ma sofferti. Che cazzo ti offendo? Allora ragazzi, ci vediamo al museo. Quella non va a tirare niente. Ci vediamo fra 2-3 giorni. Viva il vlogmas. Eccolo qua. È stato un piacere. Spero che vi siate divertiti. Questo è Torino e by night. Buon divertimento. Ed è così che questa puntata del vlogmas finisce qua. Tra miti, leggende e Satana e sacrifici umani o e anche suicidi culinari in compagnia di persone che non stimi. Per voi che avete avuto le palle di resistere fino a questo punto, grazie ragazzi, avete stomaco da vendere.
Adesso però uscite, scopate, divertitevi e se vi fanno pena fate un po' di pubblicità. Buon Natale un cazzo e al prossimo video.